tu sei forestiero? Non mi riconosci? Georges Duroy, sesto Husseri, Algeria. Saluta il suo diretto superiore, tenente forestiero. Beh, anche se è passato qualche tempo, non credo di essere tanto cambiato. Ma certo, Duroy. È che non ti pensavo a Parigi. Tu stai bene, si vede anche. Sembri un ragazzo. Anche tu non sei invecchiato. Sei buono, dirlo. Ma siediti. Ma non fa troppo caldo qui. Una passeggiata sul boulevard ti farebbe meglio. Qui altrove il mio povero petto ogni tanto cede. Ho i polmoni bucati per via di una bronchite trascurata. Questo caldo poi mi taglia quel po' di fiato che mi è rimasto. Non si direbbe, è un bel aspetto. Sei anche in carne. Me lo dicono tutti. Mi fa una rabbia. Tossisco 6 mesi all'anno e passo gli altri 6 a cercare di non farlo. Solite cure inutili. Mare, aria tiepida, sole. Predicano bene i medici. Ma io devo lavorare in questa maledetta città che ti spacca il petto. Un giugno che pare agosto. Ma non lo senti questo caldo? Gli è entrato in gola e non riesce più a uscirne. Oh, meno male. Mi sono sposato, sai? E faccio il giornalista alla Vie Française. Mi occupo di politica. Sì, strada ne ho fatta, guadagno bene. Però ho messo su pancia e qualche capello bianco. Ma tu cosa fai a Parigi? Crepo di fame. Dopo la ferma sono tornato in Normandia dai miei vecchi. Che noia, che vuoto. Allora sono piombato a Parigi, certo di fare fortuna. E invece da 6 mesi faccio l'impiegato alle Ferrovie Nord, a 1500 franchi all'anno. Non c'è da stare allegri. Dovrei fare il conto anche delle birre che consumi in un mese. L'hai detto. Ma che devo fare? Sono solo, non conosco nessuno. Adesso conosci me, no? Festeggiamo con una birra. Cameriere, 2 birre. Per me una piccola, e per te? Grande, grazie. Ma chi l'avrebbe detto? Forestiere. Allora eri magro, magro, sempre un po' sbronzo. Sai, mi sembra di essere tornato in Algeria. Bei tempi quelli. Chissà perché non ci sono rimasto. Sarebbe stato tutto così facile, con gli arabi, figurati. Mi ricordo un'incursione nella tribù degli Ula d'Aleim. Ne facemmo secchi 3 e ci fregammo 20 galline, 2 pecore e un mucchio d'oro. Che risata. Ma certo che qui non puoi mica rubare come laggiù, in piena libertà, protetto dalla divisa e dalla sciamola. No, davvero. Ma è possibile che tu non abbia trovato nulla di meglio di questo impiego alle ferrovie? Qui ci vuole faccia tosta, ragazzo mio. E se sei furbo, è più facile diventare ministro che capufficio, te lo dico io. C'è un posto di maestro di equitazione al maneggio del Pellerin. Forse lì 3.000 franchi mi dà. Non accettare mai. Ti chiuderesti tutte le strade. Nel tuo ufficio sei nascosto, ti vedono solo i colleghi. Ma se insegni ad andare a cavallo, per te è finita. È come se tu facessi maggiordomo in una casa dove va a cena tutta Parigi. Saresti automaticamente escluso da tutti i salotti. È ancora troppo freddo. Tu hai ragione. Ma non ho altro in vista. Ma la licenza liceale ce l'hai? Ci sono andato vicino. Bocciato 2 volte. Ma non fa nulla. Se parlano di Cicerone, di Tacito, sai di che si tratta? Presso a poco. Nessuno ne sa più di te, tranne una 20 di idioti che fingono di saper scrivere. Bisogna essere furbi, questo sì, vanno ad intendere, fingere di aver letto. In realtà basta conoscere i titoli delle copertine. E se hai un dubbio, chiedi aiuto al vocabolario. E pensa che quasi tutti sono più cretini di te. Fare? Niente, perché? Accompagnami a giornale. Devo correggere le bozze di un articolo. Forse ho un'idea per te. Aspetta qui, mi sbrigo subito.
non essere d'accordo, caro me. Mi fa piacere, Forestieri. Arrivederci. Arrivederci. Ah, sei già di casa tu. C'è chi mi ha già corretto le bozze dell'articolo, meno male. Senti, chi è quel signore? Quello? Beh, Jacques Rivale, il famoso spadaccino. Con Garagne e Mantelli, il cronista più brillante di Parigi. 30.000 franchi all'anno per due articoli alla settimana. Mica male, no? È Norbert de Varenne, il poeta, l'autore di Soli morti. Ogni suo racconto ci costa 500 franchi e i più lunghi non superano mai le 200 righe. Vieni qua tu. In tipografia, due colonne, corpo 7. Ehi, non sei più in caserma. Ricordatelo bene, Georges Duroy. Scusami. Scusami tanto. Ma perché non provi a fare il giornalista? Io? Non sono mai scritto un rigo. Beh, si tenta, si comincia, no? Potresti essermi utile andando a caccia di notizie, di informazioni. 250 franchi al mese e le carrozze pagate. Vuoi che ne parli il principale? Ah, certo che voglio. Allora, facciamo così. Vieni domani a cena da me. Saremo in pochi. Valter, il padrone di questa baracca, sua moglie, Rival, De Varenne, quelli che hai visto poco fa, un'amica di mia moglie e basta. Intesi? Temo di non avere l'abito adatto. Non hai un abito da società, ma è indispensabile. A Parigi uno rinuncia al letto piuttosto. È incredibile. Vieni qua, vieni qua. Prendi. Prendi a Noli il vestito e vieni domani sera a cena da me alle 7:30. 17 Rue Fontaine. Grazie. Te li ridarò appena possibile. Sì, sì. Io non ho voglia di andare a dormire. Mi fa un caldo, questa puzza d'inchiostro. Cosa facciamo? Al buono, eh? Qua se non ci vai con una donna è una noia. Caffè concerti, beh, quelli li lascio al mio troghiere, alla sua signora. Ci vorrebbe un bel giardino d'estate. Come il parco Monceau, aperto di notte però, con i viali cosparsi di sabbia leggera, illuminati con la luce elettrica, e lì passeggiare, ascoltare la musica, bere orzate fresche sotto gli alberi. Non ci vorrebbe proprio. Tu dove vuoi andare? A me piacerebbe andare a teatro. A teatro di varietà. Ma sì. Alle Folie Nouvelle. È un forno, ma se ti va. Ti avevo avvertito. Bagno turco e profumi esotici. Se quello mi vuole per 10 luigi non saprei certo dirgli di no. Hai fatto colpo, amico. Vieni. Senti, ma non dobbiamo passare alla cassa per i biglietti. Con me si entra gratis. Buonasera, signor Forestieri. Buonasera. Avete un buon palco? Certo. Prego.
Guarda giù in platea. Borghesucci con moglie e figli calati dalla provincia. Buffi, no? Ma quelli dei palchi, scusa. Ah, lì c'è un po' di tutto. I soliti belimbusti, alti funzionari dello Stato. I soliti intriganti, qualche artista. Tutti in marcia. Tutti nel vizio fin qui. Mettici un pizzico di sgualdrinella e il quadro è completo. A me le puttane sono simpatiche. Ci si dà subito del tu senza tante storie. Poi mi divertono i locali che bazzicano. Quei caffeucci, le balere. Sì, sì, mi ci trovo proprio bene. Con le donne ci devi saper fare. Non ti stacco gli occhi d'addosso quella lì. Anche se è una puttana, mica male, no? Andiamo a darci qualcosa. Qui si muove. Buonasera. Mettiamoci lì. Due granatine subito. Mica fai complimenti tu. Ma stregato al tuo amico, per lui potrei fare pazzia. Potrebbe anche deluderti. Oh, non lo credo proprio. Ho l'occhio fino io. Mai avere di queste certezze. Grazie, bellone. Ma ti hanno tagliato la lingua? Hai successo con le donne, amico. È un fatto che non va trascurato. Può portarti lontano. Lo dobbiamo sempre a loro, se si fa più presto ad arrivare. Ricordalo. Io ne ho abbastanza. Vado a dormire. Tu resti? Sì, per me è ancora presto. Ci vediamo domani, allora. Grazie. Ciao. L'hai ritrovata la lingua? Ho solo Luigi in tasca. Con te anche gratis. Andiamo a casa mia. Io mi chiamo Rachel. Chi devo annunciare? Georges Duroy. Buonasera. Signora, io sono... So già tutto. Charles mi ha detto del vostro incontro di ieri e sono felice di averla a cena con noi. Prego, sta comodi. Lei è a Parigi da molto tempo? Da pochi mesi, signora. Ho un impiego alla ferrovia. Forestier mi ha dato una mezza speranza di poter entrare nel giornalismo. So. La signora De Marel. Buonasera, Clotilde. Buonasera, Madeleine. Buonasera, cugina. Georges Duroy, un caro compagno d'armi di Charles. La signora De Marel, mia amica, è anche un po' mia parente. Anche se abbiamo il padrone e un paio di celebrità, niente cerimonie, d'accordo? Il Van Gilbert diventerà una vedette, vedrete. Canta le fiacre in una maniera incantevole e a Leiden non si trova un posto. Andiamo, rivale, non sia sempre così frivolo. Lasci che la gente faccia la fila a Leiden e lei corre invece a vedere la parigina di Beck. Henri Beck? Ma non fu fischiato 3 anni fa la commedia? È vero, che lavoro era? I corvi. Sì, sì, ci furono dei dissensi e molte discussioni. Come sempre con Beck, del resto.
Dicono che questa parigina sia piuttosto osè. La parigina è un capolavoro assoluto. E vorrei che soprattutto le signore la vedessero. Per giudicare, si intende. Chi meglio di una donna può capire la psicologia di un'altra. Parlate, parlate d'arte voi. Intanto il Senato ha perduto 75 dei suoi membri inamovibili e i diritti dei sindacati sono stati riconosciuti. Ma è una cosa vecchia, padrone. Vecchia, eh? A questa disastrosa guerra in Indocina? Vecchia anche quella? Beh, disastrosa non direi. Hanoi è stata conquistata da Rivière con soli 400 uomini, dopo tutto. Sì, ma Rivière è stato massacrato dai Papillon Noir, se l'è scordato. Orica, Lanson, tutta la nostra guarnigione è stata massacrata. Vedrete se Lanson non diventa la nostra nuova sedan. Addia, non essere così pessimista. Ah, beh, vabbè. Staremo a vedere se passerà l'interpellanza di Morel sullo stanziamento di fondi per la colonizzazione dell'Algeria. Ci vorrebbe un governo militare che concedesse le terre a tutti gli ufficiali con 30 anni di servizio coloniale sulle spalle. Così avremo gente consapevole dei problemi locali. Già, così conoscerebbero tutto tranne l'agricoltura. Parlerebbero l'arabo ignorando poi come si semina il grano. Nah, niente terre agli ufficiali. Sarebbero fortissimi nella scherma, ma deboli in concime. Quello che manca laggiù sono i buoni terreni. I fondi fertili sono cari come Francia e vengono comprati dai ricconi di Parigi a titolo di investimento. I coloni autentici, quelli che emigrano per trovare un tozzo di pane, vengono respinti nel deserto, dove non cresce nulla per mancanza d'acqua. Lei conosce l'Algeria? Ci sono stato 28 mesi e mi sono fermato a lungo in ciascuna delle tre province. Ho fatto il servizio militare nello Zab, in pieno Sahara. Ma so che in quella repubblichetta vige una curiosissima usanza. Laggiù ogni goccia d'acqua vale oro. E questo coinvolge tutto il paese. Ognuno aiuta l'altro. C'è una solidarietà umana che da noi va scomparendo. Zab è sorta nel cuore del Sahara. E senza questo sentimento nessuno potrebbe resistere. Tutti per uno. E così è là, signori. Algeri non è che la porta bianca di un continente diverso. Però non bisogna farsi affascinare da questa città fatta di case bianche che piombano verso il mare come una cascata. Dietro quella porta ci sono terre desolate, a perdita d'occhio, terre incolte. E per salvarle bisognerebbe richiamare quei coloni che ne sono fuggiti. Solo loro sono capaci di resistere a un caldo che ti piega le gambe e ti rompe la schiena. E bisogna aver vissuto là per capire. Mi ricordo una volta avvenne un fatto che io direi straordinario. Dopo i suoi racconti avrei voglia di partire subito per l'Algeria. Ah, le vedo quelle contrade gialle e nude che lei ha descritto così bene. Non ho mai visto, signora, degli orecchini belli come i suoi. Ah, sì? È stata una mia idea, sa? Lasciarli ciondolare così, come due gocce di rugiada. Sono splendidi. Ma il merito è anche dell'orecchio, no? Mi scusi, Clotilde, le rubo George per un attimo. Prego. Molto bene, bene con l'orecchino. Vieni con me. Complimenti. Lei con i suoi ricordi potrebbe mettere assieme una bella serie di articoli. Le hai fatto un'ottima impressione, benissimo. Caro direttore, proprio oggi le ho parlato del mio amico Georges Duroy, sì, pregandolo di assumerlo come mio aiuto. Sì, sì, Duroy ha un certo suo talento, una piacevole inventiva nel raccontare. Le signore ne sono rimaste tutte incantate. Se vorrà passare da me fra due o tre giorni potremmo definire la cosa, però dovrebbe scrivermi prima una serie di articoli sull'Algeria. Scrivere quello che ha raccontato oggi, mescolando i fatti personali con i problemi della colonizzazione. Ma subito, ne avrà bisogno per domani, dopodomani, finché se ne discute in Senato, eh? D'accordo, va bene? D'accordo. Lei ha anche un bellissimo titolo, I ricordi di un cacciatore in Africa. Già. Un direttore, sì? A proposito della seduta alla Camera, sì, credo che sarebbe bene avvicinare un problema. Sì, ma non è... Un caffè, signor Rivoli? Tu faccio un po' di cotta alla signora Valterra. Permette, signora. Oh, grazie. S'accomodi.
Se sapesse, signora, quanti bei momenti ho passato nel deserto con la Vie Française. Era l'unico giornale che si potesse leggere fuori Francia, il più intelligente, il più informato, il più spiritoso. Ci si trova tutto. Mio marito ha dovuto penare molto per creare un giornale capace di rispondere alle nuove esigenze. Oh, prego, maestro. Signor Dubois. E così ci diamo al giornalismo. Così sembra. E Lorin, siediti qui vicino a me. Prenderai freddo vicino alla finestra. Ma andiamo a casa. Certo, Lorin, tra un attimo. Venga a trovarmi, signor Dubois, quando ha tempo. Fino alle 3 sono sempre in casa. Abito in Rue de Verneuil, 55. Posso darle un bacio, signorina? Rispondigli così. Per questa volta glielo permetto. Ma è incredibile. Di solito si fa baciare solo dalle donne. Ma lei è irresistibile, signor Dubois. Ma guardi, Lorina domesticata. È un miracolo. Bollente. Che puzzo. Che schifo. Che casa di merda. Allora, cominciamo. Quando la Francia, stremata, stava per riprendere fiato. Bisogna attaccare con Algeri. Algeri è una città bianca. Bianca, abitata quasi totalmente dagli arabi. È già che abitata dagli arabi. Ma che idiota. Parole sembra facile. Poi davanti a un foglio tutto si confonde. Questa stanza è una latrina. Ma come ho fatto a abitarci, a viverci? Algeri è l'anticamera di un'Africa misteriosa e tentatrice. È l'antica... Da solo non ce la farò mai. Io domattina vado da Forestier che mi insegnerà la tecnica. Devono aiutarmi la prima volta.
cosa c'è? C'è che io l'articolo non riesco a metterlo assieme. Sì, quello sull'Algeria. Non ho mai scritto un rigo, te l'avevo detto. Le idee ce l'ho, tutte, ma confuse e non so come cominciare. Ecco, non riesco ad esprimerle. L'ho provato anch'io. Già, deve capitare sempre così le prime volte. Allora mi sono detto, vado da Forestier. In fondo sarà una bella lezione di giornalismo. Senza di te io non saprei come cavarmela. Va su da mia moglie. È più brava di me. L'ho allenata in questo genere di faccende. Oggi devo scappare, altrimenti ci avrei aiutato con piacere. Ma come faccio a presentarmi così di mattina, a quest'ora? Ma se ti dico di sì, e poi è già alzata. La troverai nel mio studio, sta riordinando certi miei appunti di stanotte. Ma sali, su, non ti mangerà mica. E poi sono io, il marito, a dirti di andare. Su, non vorrei farmi rifare le scale. E mi raccomando, il direttore vuole l'articolo per le tre. Ma il signore è uscito. Oh, sì, lo so. L'ho incontrato per le scale. Chiedete alla signora Forestier se può ricevermi. Ditele che mi ha mandato suo marito. La signora l'aspetta. Già qui. Oh, mi scusi. Non è un rimprovero, è una domanda. Io non volevo venire, ma Charles mi ha obbligato. Sono così confuso che non oso nemmeno dire perché sono venuto. Io... Venga, si siede, mi dite. Sarà molto piacevole lavorare assieme. È un'idea che mi eccita. Si siede al mio posto. Al giornale conoscono la mia calligrafia. Se non fumo, non riesco a lavorare. Su, cosa vuol scrivere? Se lo sapessi non sarei qui, signora. Ma certo. Io le potrò preparare la salsa, ma il piatto di portata è suo. Vuole raccontare il viaggio dall'inizio, no? Benissimo. Allora, facciamo finta che lei scriva le sue impressioni ad un amico. Così potrà dire quello che le fa comodo. Caro Henry, vuoi sapere cos'è l'Algeria? E lo saprai. Poiché in questa baracchetta di fango... le rocce. Ecco fatto. Adesso firmi. Le ho detto di firmare. Mi sembra abbastanza curioso. Farò una bella figura come il direttore. Pieghi i fogli in quattro e li mette in tasca. Cosa ne pensa della mia amica Donarella? La trovo certo molto attraente. Ma sapeste com'è spiritosa, intelligente, originale. E poi spensierata come una bohemienne. Certo suo marito non è molto entusiasta di questo. Ah, perché è sposata? Cosa fa suo marito? È ispettore delle Ferrovie Nord. Passa 8 giorni in mese a Parigi. 8 giorni che sua moglie definisce settimana di corvée. Vado a trovarlo uno di questi giorni. Entri, mio caro. Le presento un vecchio compagno d'armi di Charles, Georges Thirouat, futuro giornalista. Il conte di Vaudrec, il nostro migliore e più intimo amico. Il signor Valter. Il signor direttore è in riunione. Se vuole accomodarsi un momento.
Avevo un appuntamento alle 3 col direttore. Può vedere se c'è il mio amico Forestier? Mi segua, signore. Ieri ho imbroccato 56 colpi di seguito. Qui dentro solo Sempotè è capace di battermi. Ce n'è uno in vendita, stupendo, delle Antille. Vogliono 60 franchi. Ah, se è bello come dici, lo prendo. Vieni con me tu, se no qui rischi di fare notte. Direttore? Sì. C'è il mio amico Giroux. Ah, ha portato l'articolo? Andava bene oggi dopo la discussione Morelli. Eccolo. Ah, bravo, è stato di parola. Devo dargli un'occhiata, potresti? Non occorre, signor Voltaire. L'ho aiutato io a scriverlo per insegnare il mestiere. No. Va benissimo. Quando è così. Ricorderà di aver promesso di assumere Giroux al posto del mio vecchio aiuto. Posso fargli le stesse condizioni? Ma certo, certo. Vai nel mio ufficio, aspettami. Allora, verrai qui tutti i giorni alle 3 e io ti dirò i giri che dovrai fare. Poi ti darò una lettera di presentazione per il capo gabinetto del questore. Ti sbrigherai con un suo impiegato per le notizie. Per tutti i dettagli, rivolgiti a Sempotè. Avrai uno stipendio di 250 franchi al mese, più 2 soldi a riga. Cameriere, un room alla vie francese. Non abbiamo, signora. Non avete la vie francese? Ma che stambergo è questo? Ma la vado a comprare. Presto, correre! Ecco il room, ed è il migliore. Signore, ha dimenticato il giornale. Lo tenga pure, l'ho già letto. C'è un articolo molto interessante oggi. Giroux, finalmente. Il capo ufficio l'ha cercata parecchie volte. Lei sa che non ammette che uno sia malato per 2 giorni senza certificato medico? Ah, sì? E sai quanto me ne frega? Come ha detto? Ho detto che non me ne frega nulla. Sono venuto qui soltanto per presentare le mie dimissioni. Ho trovato un posto come redattore alla Vie Francaise. 500 franchi al mese, capito? Oggi è uscito il mio primo articolo. Ah, è venuto. Lei sa che io non ammetto. No, non urli, mi dà fastidio. Io ne ho più sopra i capelli del suo baraccone da fiera. Sono diventato giornalista e le Ferrovie Nord mi vedranno solo come viaggiatore. Lei mi è sempre stato odioso. E adesso passo alla cassa a ritirare la mia liquidazione. Buongiorno a tutti. Guardate voi che siete a coperto, fuori c'è il finimondo. Sei in ritardo. Sempotè, chiedi dietro di ruota nel giro. Gli svelerai i segreti del mestiere.
L'hai portato il secondo pezzo per l'algeria? Pensavo di scriverlo stasera, ho avuto un sacco di cose da fare. Se credi di essere pagato per non far nulla, ti sbagli. Walter, ci contava sul tuo articolo. Gli dirò che sarà pronto per domani. Oh, abbiamo a Parigi da due giorni il generale cinese Lin Chenfao e il Maharaja Ramederao Pali. Intervistarli. Chiedere loro cosa pensano delle mele inglesi in Estremo Oriente e le loro idee sui sistemi di colonizzazione, le speranze di un intervento della Francia e le loro questioni. Sarà interessantissimo per i nostri lettori sapere cosa si pensa in Cina e in India dei problemi che in questo momento appassionano l'opinione pubblica. Vero? Adesso la sua coscienza è a posto per almeno un paio di settimane. Dobbiamo andare subito. No. Lei è ancora un ingenuo. Lei pensa che vada a chiedere a quell'indiano e a quel cinese cosa ne pensano dell'Inghilterra? Ne ho già intervistati un centinaio fra cinesi, persiani, indù. E tutti rispondono a quello che voglio io. Si riprende parola per parola l'ultimo articolo. Non si sbaglia, basta cambiare l'età e i nomi. Capito? Lei è amico di Forestieri? Compagno d'armi. È diverso. Allora posso parlare chiaro. Lui è fortunato perché ha la moglie bella, furba, priva di scrupoli. È l'amante di un vecchio, un certo Vaudrec, il conte di Vaudrec, che le ha dato un marito e la dote. Il conte di Vaudrec? Il principale, il signor Walter, è un taccagno, spilorcio, ricchissimo. Ha fatto un giornale al tempo stesso cattolico, liberale e repubblicano per tenere su le sue personali operazioni di borsa e per aiutare i politici che gli fanno comodo. Fa intrallazzi d'ogni genere, lui. E noi andremo a fare quattro chiacchiere con i portieri degli alberghi dove alloggiano generale e Maharaja. Così sappiamo che faccia hanno, l'età, i titoli e altre piccole indiscrezioni di prima mano. In mezz'ora ce la caviamo. Oh! Noi andiamo a piedi, poi ci facciamo rimborsare la carrozza, Deve rendere fare giornalista così. Ma poi ci sono gli echi di cronaca, ci si può infilare dentro anche la pubblicità. C'è qualcuno che si fa dare anche dei soldi per non comparire sul giornale per paura degli scandali. Ma qui questo non succede. Almeno per ora. Oh, se ha da fare, non faccia complimenti. Io non ho affatto bisogno di lei. Ecco l'articolo sull'Algeria. Ho tentato di farlo da solo. Spero che vada bene. Lo porto al direttore. Già passato la cassa? Non ancora. Un mese d'anticipo non fa mai male. Qui non fanno storie. Più tardi l'accompagno io dal cassiere. Mi chiamo Georges Duroy, sono redattore della Vie Française. Sono venuto qualche giorno fa con il mio amico Forestier. Controllo un attimo, se permette. Forestier mi aveva promesso che si sarebbe interessato per farmi avere una tessera. Duroy ha detto, no, non figura, ma per questa volta passi. Passi pure. Ciao. Ciao, bellone. Non speravo di rivederti. Come stai? Benissimo. Lo sai che ti ho sognato due volte? Strano. Si vede che hai sonno amoroso. Sei tu che lo agiti. Mi sei piaciuto e possiamo fare il bis quando ne hai voglia. Stasera, se ti va. Certo che mi va. Ma sono al verde. Ho solo 10 franchi. A me basti tu. Andiamo.
Domani compra la Vie Française, ci troverai un mio articolo. È firmato Georges Duroy. Io leggo solo biglietti di banca, ma per te farò un'eccezione. Andiamo. Non ho visto pubblicato il seguito dell'Algeria. L'ho passato al direttore, ma non gli è parso all'altezza, ecco tutto. Eppure mi sembrava anche meglio del primo. C'era un mio amico che predicava: scrivere è facile, difficile è non scrivere. Forse aveva ragione. Bisogna sapere aspettare. Lascia perdere l'Algeria. Passa in questura. Ci sono notizie sull'arresto di uno che bazzica i corridoi del Parlamento. Butta giù 10 righe, non di più, e lasciamele sul tavolo, che le controllo. Dobbiamo concertare con Papa Walter il fondo sull'Algeria. Hai ancora molta strada da fare. Parigi è lunga. Mettitelo bene in testa, Georges Duroy. Cosa ne pensa della mia amica De Marelli? Venga a trovarmi. Fino alle 3 sono sempre in casa. Sapeste come spiritosa, intelligente, originale, spensierata come una bohemienne. Abito in Rue Verneuil, 55. Ma lo sai che ero ancora a letto? Carino da parte sua venirmi a trovare. Credevo proprio mi avesse dimenticato. 2 mesi di silenzio non sono pochi. Il lavoro, signora. Sono stato assunto al giornale. Devo correre un po' di qua, un po' di là, cercare notizie. L'aria di Parigi le giova. Acquistato, sa? Ma si sieda, non stia in piedi. Cos'è successo in tutto questo tempo? Devo proprio riconoscere che la sua fama di narratore non è certo usurpata. Sono quasi 2 ore che parliamo come vecchi amici. E non mi sento affatto stanca. È lei che ha molta pazienza. Vieni avanti, amore. Guarda chi c'è. Buongiorno. Ma lei è un conquistatore. Mia figlia è riconoscibile. Sono io che ringrazio la signorina della sua benevolenza. E spero di rivederla molto presto. Perché ho proprio voglia di fare 4 chiacchiere con lei. Come va la scuola? Abbastanza bene, signore. Sono un po' debole in aritmetica. I conti non sono il mio forte, ho imparato dalla mamma. Come ha ragione. Devo confessarle che sul 9x7 nutro ancora forti dubbi. Ma non si angosci, signorina. Si trova sempre qualcuno che fa i conti per noi. Adesso devo andare. La ringrazio per la sua visita. Spero ne seguano altre, no? Ho un'idea improvvisa quanto la sua venuta. Una volta alla settimana i foresti mi invitano a cena e io li invito in un ristorante. Aver gente per casa non mi piace, no, so nulla di cucina, di faccende domestiche. È malinconico essere in 3, capisce? E la gente che io conosco non lega con loro. Perdoni l'invito che non segue le regole, ma io sono fatta così. Vuole essere dei nostri mercoledì sera al Café Riche? Ne sarei davvero felice. Anch'io, signora. Mi piacciono queste cenette. Le signore verranno assieme. Caro Duroy, questa sera voglio bere e mangiare come un nababbo. Cos'è qui? Sembra un santuario. Oh, Lidia. Ecco. Devo fare attenzione. Questi ultimi temporali estivi mi hanno fatto male. Ho preso freddo. E guai gli spifferi d'aria. Lei è scomparso, caro Duroy. Capisco bene che preferisce la signora De Marella a me. L'ho visto una sola volta e ho voluto averlo con noi. Tutto qui, mia cara. Scusate, ma i miei polmoni non conoscono il galateo. Oh. Io mi siedo. Prego, prego.
Date ai signori quello che vogliono. Quanto a noi, champagne ghiacciato, del migliore, dolce se possibile. Non capirò mai lo zucchero nel vino. Lo champagne deve essere secco, brusco, scortese. Non ce ne intendiamo, ma vogliamo ubriacarci, vero Clotilde? Certo, voglio alzare il gomito come un facchino del porto. Dobbiamo trasformare questa cenetta in un'orgia. Se i signori uomini sono d'accordo... Scusate, ho il petto un po' rappreso in questi giorni. Sicuro che la signora è stata scoperta da un amico del marito mentre stava cenando con un principe straniero in una saletta come questa. Chi ha messo in giro la notizia è un gran villano. Sono perfettamente d'accordo. Un uomo, protagonista o testimone che sia, deve essere una tomba. Quante donne cederebbero a un capriccio se fossero certe che nessuno sapesse niente e si potesse contare sul silenzio. Poveri mariti! Quello che non sopporto in amore sono le gelosie, i drammi, le meschinità che accompagnano le rotture. Ci si deve voler bene in silenzio, con tranquillità, e poi quando la cosa finisce sapete andare in punta di piedi. Un amore eterno non esiste. Ci sono degli episodi che bisogna definire con reciproco rispetto, senza ricorrere allo scandaletto, alla delazione. Bene, che stancato. Vado a mangiare per conto mio. Per favore. Non ci vedo. Sono troppo brilla. Venga, prego, paghi per me. Quanto devo lasciare di mangi? Oh, non lo so. Quanto vuole. Posso accompagnarla fino al portone questa sera? Oh, certamente. Mi perderei da sola. Thank you.
Quando la rivedremo? Domani a pranzo. La signora è in casa? È sceso un attimo, ma lei è attesa. Si accomodi. Buongiorno. Mamma arriva subito. Mi ha detto di farle compagnia. Sarà un onore per me, signorina. Scappa, sai, scappa che ti prendo. Scappa, 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 scappa. Mi prendo, se può. Ah, Lorin, Lorin. Presa. Avrei preferito perdere, ma il gioco è gioco. Oh, signora. Buongiorno, signor Dubois. Perdoni il lieve ritardo. Lorin mi ha fatto compagnia. Spero che non l'abbia fatta arrabbiare. Mi ha fatto solo un poco sudare. Lorin, va a prepararti per la scuola e poi torna va a salutarci. Va bene, mamma. Stia attento. Potrebbe venire qualcuno. Prego. Quando potrò vederla? Da sola? Verrò a casa sua uno di questi giorni a farle una visitina. Ho una casa molto modesta. Non importa. Vengo a trovare lei mica da casa. Quando? Non so, la settimana prossima. Non posso aspettare tanto. Mi dica domani. Mi dica domani. Ma non so se posso. Devo pensarci. Ho detto domani. E va bene, domani. Lorin, sei pronta? Certo, mi ero già lavata. Oh, ma Lorin. Non le tolga questa freschezza, è incantevole. Buongiorno, mamma. Buongiorno, Bellamy. Lorin l'ha battezzato. Questo dice tutta la nostra amicizia. È un bel nome. Bellamy.